3 minuti e mezzo alla conclusione delle qualificazioni del Gran Premio d'Inghilterra. Vi diciamo subito che per la Ferrari non ci sono assolutamente chance di pole. Dentro Fernando Alonso, che è riuscito a qualificarsi nella Q3 con l'ottavo tempo, fuori invece Felipe Massa, che domani partirà dalla dodicesima posizione. Davvero molti problemi per la Ferrari, che non riesce a mandare a temperatura le gomme, che evidentemente ha portato delle modifiche aerodinamiche che non funzionano su questa pista. Quindi davvero in salita questo weekend per le rosse, si spera nella solita qualifica shock del pilota spagnolo della Ferrari, e poi in una gara domani da rimonta, come sempre ci ha abituati Fernando Alonso, che poi in gara, con il passo gara, ha prestazioni decisamente migliori rispetto al sabato, che continua a restare purtroppo per la Ferrari il tallone d'Achille ormai per il terzo anno consecutivo. Vi domanderete: ma com'è possibile che la Ferrari va forte in gara e va piano in qualifica? È possibile perché in qualifica, per ottenere il miglior tempo, bisogna mandare in temperatura subito le gomme, cosa che la Ferrari, in base all'assetto, alla sospensione, al disegno aerodinamico della sua monoposto, evidentemente non riesce a fare, a differenza degli altri. Parliamo in particolare di Mercedes e Red Bull. Il problema poi per gli altri si presenta in gara, in particolare per la Mercedes, che va molto bene al sabato ma poi crolla alla domenica, e quindi ha una situazione inversa a quella della Ferrari, che ovviamente in termini di classifica mondiale sfavorisce la Mercedes, favorisce la Ferrari. Purtroppo però c'è da fare i conti con la Red Bull, che invece riesce a trovare sempre l'equilibrio perfetto tra il sabato e la domenica. Male che vada, Vettel quando non vince arriva comunque o secondo o terzo, e quindi riesce a guadagnare punti pesantissimi che per ora lo vedono in testa alla classifica mondiale con ben 36 punti di vantaggio su Fernando Alonso, che continua purtroppo ad arrancare in qualifica con una Ferrari che non gli consente di avere ottime prestazioni. Ricordiamo che quest'anno Alonso, tra l'altro, era partito bene con le qualificazioni, perché era riuscito a piazzarsi non tanto nella prima gara, in quanto era terminato quinto in Australia, ma poi sembrava la Ferrari aver risolto il problema delle qualifiche, perché Alonso aveva chiuso terzo in Malesia, terzo in Cina, terzo in Bahrain. Quindi ormai sembrava una costante questa della Ferrari nelle prime due file al sabato. Invece poi c'è stato il nuovo crollo di prestazioni: quinto in Spagna nel Gran Premio di Barcellona, che poi è riuscito a vincere con una delle sue solite rimonte; sesto nel Gran Premio di Monte Carlo, nel quale non è riuscito poi a migliorarsi più di tanto in gara; sesto in Canada, dove con una splendida rimonta è riuscito comunque a chiudere al secondo posto. Queste sono le prestazioni stagionali di Fernando Alonso, a differenza di altri piloti, come ad esempio proprio Sebastian Vettel, che è in testa al campionato del mondo. Ebbene, Vettel non è mai, a parte nel Gran Premio di Cina dove si è piazzato al nono posto, ma in tutte le altre qualificazioni Vettel ha sempre chiuso o primo o secondo o terzo. Quindi questo purtroppo per la Ferrari è il dato più importante. E adesso ci concentriamo sui tempi finali, perché adesso sono tutti in pista per cercare la prestazione assoluta. Per ora in pole provvisoria c'è Lewis Hamilton, il tempo 1:30.0, secondo Rosberg 1:30.2, poi troviamo Webber che si sta avvicinando perché ha fatto un gran primo settore, dunque occhio a Webber con la gomma nuova. Webber fa segnare 28.5 nel primo settore, che è la miglior prestazione assoluta. Vedremo come si comporterà nel secondo settore. Hanno preso la bandiera a scacchi, dunque possono fare un altro giro. Lewis Hamilton, che è già dentro e fa registrare il miglior primo settore assoluto, pochi centesimi meglio rispetto a Webber. Dunque per ora la pole se la potrebbero giocare proprio Hamilton e Webber, perché vediamo che Vettel ha fatto segnare un 28.7 nel primo settore ed è in ritardo di 2 decimi rispetto sia ad Hamilton che a Webber. Anche Rosberg non va granché nel primo settore, meglio di Vettel ma peggio rispetto ad Hamilton e Webber. Dunque occhio al secondo settore, è già passato Webber nel secondo settore 36.6, così come Rosberg, che però fa il secondo miglior tempo assoluto nel secondo settore. Quindi occhio anche Rosberg, è una lotta tra i due della Mercedes e Webber, difficilmente Vettel ce la può fare. Dunque se la giocano Hamilton, Webber e Rosberg questa pole. Nel frattempo
Fernando Alonso è soltanto nono in mezzo alle due Lotus di Raikkonen e Grosjean e non ha ancora preso la bandiera a scacchi, quindi vuol dire che finisce qui la sua gara, evidentemente la sua qualifica, evidentemente si è voluto conservare un treno di gomme per domani. Occhio alla pole, Hamilton riesce a migliorarsi in tutti e tre i settori, 1:29.6 è il primo e unico pilota a scendere sotto il muro dell'1:30, grandissima davvero la sua prestazione ed è ufficiale la pole per Lewis Hamilton. Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra davanti al compagno di squadra Rosberg, ben 4 decimi di stacco lo ha stracciato Lewis Hamilton, seconda pole stagionale per lui. Dunque le due Mercedes in prima fila, le due Red Bull in seconda fila con Vettel davanti a Webber, poi in terza fila la Force India di resta e la sorprendente Toro Rosso di Ricciardo, Sutil settimo con l'altra Force India davanti alle due Lotus di Grosjean e Raikkonen. Alonso chiude mestamente al decimo posto, decimo Alonso, dodicesimo Massa, malissimo davvero le Ferrari nelle qualificazioni del Gran Premio d'Inghilterra. A te la linea.